fate perché volete. Ah, bene. A questo punto abbiamo dovuto chiamare Sharon. Sharon dice, neanche morto. Allora io piglio il telefono e dico, guardi, io domani mattina alle 6:30 a terra. Se lei ha il coraggio, abbatta l'aereo. Berlusconi mi guarda e dice, ma tu sei pazzo? Beh, non facciamo stupidaggini, non fa... No, no, no. Io ho deciso, lo vado a prendere. A quel tempo ci aveva dato l'aereo, perché noi avevamo un aereo tutto rovinato, se lo ricordo come andava, dormiva su lui. Beh, lui aveva anche l'altro. No, ne aveva uno solo, non ne avevamo due. È caduto nel 2007. Poi ne abbiamo preso un altro quando è caduto, poi racconto quando è caduto. Esattamente. I russi. Certo, però noi avevamo un aereo che non è che funzionasse tanto bene. È vero che è caduto. Allora, Lauda Air ci presta l'aereo per portarlo e io vado e avevamo però dei comandanti, avevamo un comandante molto bravo, il quale era coraggioso perché andare sotto la linea dei radar non era così semplice. Morale, partiamo, Berlusconi non le dico cosa me ne ha detto di tutti i colori, tu sei un pazzo, quindi è un po' un disastro, una guerra mondiale. Io parto e alle 6:15 arriva l'autorizzazione di atterrare a Gaza. 25.000 persone mi ha detto lui. Io atterriamo, lui sale sull'aereo e veniamo in Italia. Prima visita dal Papa. E gli dice al Papa, la sua santità, sono venuto a trovarlo perché questa è la mia ultima visita. Io lo guardo e dico, ma comandante, dice, Sharon mi ucciderà. E di lì siamo rimasti un po' tutti sorpresi, lui sapeva esattamente quello che aveva finito. Poi siamo andati, devo dire, Berlusconi ne ha ricevuto dopo Bush, in maniera straordinaria a Villa Panfili, mi sembra, sì, e gli ha detto attento a Rafah perché qui l'aria non tira bene e c'è tutta la volontà di farti fuori. E lui gli ha detto Inshallah, se Allah lo vuole, io lo faccio. Però a Rafah dovete sapere una cosa, era musulmano, però è morto con la medaglia di Rue de Bac nelle mani. La Vergine di Rue de Bac in Francia. Questo è il fatto che lui sapeva esattamente che cosa gli sarebbe successo. Noi lasciamo una sospensiva su quest'ultima cosa che riprendiamo dopo e proseguiamo con un po' di letture che ci aiutano anche a capire meglio quello che lei ci ha detto, interessantissimo. Passo la parola a Claudia. Bene, ringraziamo innanzitutto il dottor D'Angeli, è veramente un privilegio poter sentire dalla sua viva voce la sua esperienza accanto a un uomo così importante come leader palestinese. Adesso vorrei, per entrare nel vivo del romanzo, passiamo la parola all'attore Vincenzo Boccialelli.